Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere. No, intanto auguriamo a Mauro veramente le fortune migliori, a lui, alla sua famiglia, alle sue figlie, alla sua straordinaria famiglia. Quindi su questo l'augurio e l'auspicio che possa fare tanto, tanto ancora per il tema della cultura, degli eventi, del turismo nel paese, perché secondo me al di là delle posizioni diverse è chiaro che Felicori aveva una missione, una mission che era quella di valorizzare la Reggia. Io ho un'altra missione, quella di valorizzare la città insieme alla Reggia, con la Reggia e per la città. Queste erano le sfide anche del dialogo competitivo che avevamo con Mauro, cercando io di portare eventi in città, ed è chiaro che Mauro lavorava per portare eventi nella Reggia. Questo è lo schema che però insieme abbiamo costruito, perché comunque migliorando gli eventi nella Reggia, migliorando gli eventi in città, abbiamo offerto, ognuno per i propri ruoli, ognuno per le proprie competenze, un prodotto migliore per chi arrivava in città. E io penso che Mauro, al di là del ma non lo devo scoprire io, al di là del dibattito, e come sempre anche negli ultimi giorni ha avuto la capacità di far parlare di se stesso, perché è nato un dibattito se ha lavorato bene o ha lavorato male. Quindi Mauro anche lì è stato capace di dare risposte concrete e specifiche a quella che è la sua capacità di essere grande comunicatore e grande uomo di trasformazione di idee e pensieri in azione. Questa è la possibilità che secondo me noi dobbiamo mantenere del lavoro di Mauro. Lui ha costruito intorno al tema della comunicazione la possibilità di far conoscere la grande Reggia nell'intero mondo, un'occasione per far crescere anche i numeri, la bigliettazione, le iniziative, le occasioni, l'economia della Reggia e il ruolo dei grandi numeri, anche delle grandi possibilità del nostro patrimonio culturale. Questa è la sfida competitiva che noi vogliamo mantenere in campo. Ci auguriamo che il Ministero, innanzitutto il Ministero dei Beni Culturali, decida subito chi è il nuovo dirigente e il direttore della Reggia, lo faccia con un competitivo bando, non ci lasci una vacazio che potrebbe dare soltanto bloccare la continuità programmatica, ci dia subito risposte concrete rispetto all'interrelazione con la città. Noi dobbiamo sapere che la straordinaria bellezza della Reggia, che è sulla città di Caserta, non può essere avulso da quello che è il sistema territoriale, del sistema di far ridiventare questa terra Felix, terra di occasioni, di farla diventare un futuro, una prospettiva migliore per i nostri giovani. Quella può essere un'occasione economica sulla quale noi non possiamo assolutamente non tenerne conto. Ecco la sfida, è una sfida di valori, di etica, di morale, ma soprattutto di occasioni per il futuro. E su questo che e veramente voglio augurare a Mauro un grande in bocca al lupo per il suo futuro, ma resterà di un suo lavoro sicuramente la sua voglia di sentirsi casertano, anche se non lo era. Che direttore si aspetta, sindaco, adesso, soprattutto per la città? Parli da amministratore. Ma intanto che abbia emozioni, che abbia entusiasmo, che abbia voglia di dare un contributo non soltanto al suo ruolo, ma anche di un ruolo all'intera città, che ci aiuti a fare sistema col Ministero dei Beni Culturali e che ci aiuti soprattutto a diventare quello che già prima di noi, prima ancora dei Borboni, prima quella che è stata la storia dal 1000 nella nostra città, è stata sempre una terra fertile, una terra di occasioni, una terra di bellezze. Su questo è la sfida su cui il nuovo direttore dovrà giocare. Se può pensare che la Reggia, che è un grande patrimonio dell'umanità, ma è anche uno dei grandi attrattori della regione Campania, può diventare anche un attrattore per i nostri giovani e poter investire sulla loro cultura, sulla loro innovazione, sulla loro formazione, sulla loro capacità di guardare una visione innovativa alla società, quel bene, quella storia può diventare per loro un'occasione economica e un'occasione di costruire il loro futuro in questa città. La sfida è questa: qualunque cosa facciamo, i giovani devono restare nella nostra città e costruire la nostra città, e per farlo di tutti abbiamo bisogno, anche della grande Reggia.